Svolgendo il nostro lavoro sappiamo anche che diamo un grande contributo non solo a noi stessi ma anche alla collettività e a chi ci circonda. Infatti diamo energia a circa 50.000 famiglie e solo l'anno scorso abbiamo prodotto 140 milioni di kilowattora. Sotto l'aspetto architettonico è stato fatto all'inizio un progetto interessante, all'avanguardia, che era difficile anche da vedere in siti produttivi. La centrale termoelettrica a ciclo combinato di Termoli è stata inaugurata nel 2006 ed è la prima interamente progettata e realizzata da Sorgenia, occupando circa il 40% di suolo in meno rispetto a una centrale della stessa potenza. Dei suoi 69.000 metri quadri di superficie, 28.000 sono adibiti a verde. Questa centrale è fondamentale per il percorso verso la transizione energetica del paese. Le centrali a ciclo combinato, infatti, grazie alla loro capacità di produrre energia in modo rapido ed efficiente, possono garantire la stabilità della rete elettrica e quindi assicurare la fornitura in tutte le ore del giorno e della notte. Si tratta di una funzione fondamentale nell'ambito di un sistema di generazione in cui le fonti rinnovabili stanno acquisendo un ruolo sempre più importante. Le fonti rinnovabili, infatti, non sono fonti di energia continue, perché sono soggette alle disponibilità meteorologiche o alla specifica fase del giorno. Per fare un esempio, allo stato attuale gli impianti eolici producono al massimo della loro potenza mediamente per 2.000-2.500 ore all'anno, cioè circa il 25% del totale delle ore annue. 1.800 ore all'anno sono invece quelle in cui mediamente produce un impianto fotovoltaico. Anche i consumi di energia elettrica delle famiglie italiane rappresentano una variabile importante per quanto riguarda la stabilità della rete, con un andamento che spesso non è allineato con quello della generazione da fonti rinnovabili. Basti pensare all'esigenza di consumi elettrici durante la notte o nelle giornate senza vento. Per integrare efficacemente nella rete elettrica questa produzione così imprevedibile e fluttuante, è necessario bilanciarla con altre fonti di energia o utilizzare sistemi di stoccaggio per gestirne la variabilità. Gli impianti a ciclo combinato a gas, con la loro produzione rapida ed efficiente, riescono a intervenire in modo complementare alla generazione rinnovabile, garantendo stabilità alla rete e disponibilità di energia in base alla domanda. La caratteristica principale di questi impianti è che sono estremamente nelle accensioni rapidi e flessibili, quindi si integrano molto bene nella transizione energetica con le rinnovabili, perché laddove c'è una mancanza di rinnovabili, come ad esempio il fotovoltaico che produce solo nelle ore diurne, nella notte ad esempio nel picco serale, questi impianti spesso vengono accesi e garantiscono appunto a terna la sicurezza del sistema. Le centrali a ciclo combinato a gas assolvono questo compito grazie alle loro caratteristiche di programmabilità, efficienza e flessibilità. La centrale a ciclo combinato di Termoli, infatti, è in grado di essere avviata molto velocemente. Questo ci consente di mettere energia in rete già dopo soli 30 minuti dalla richiesta e arrivare a erogare la massima potenza in circa 1 o 3 ore, in base alle condizioni termiche di partenza dell'impianto. Anche lo spegnimento di una centrale di questo tipo è rapidissimo. In 40 minuti è in grado di andare da massimo carico a 0 MW. Questa è la sala controllo della centrale di Termoli. Come si vede, viene chiamata anche la stanza dei bottoni. Da qui in realtà viene gestito tutto l'impianto. Basta un clic, avviamo, fermiamo motori, facciamo partire le macchine per il funzionamento della centrale. La centrale viene messa in servizio rispettando dei piani di produzione che Terna ci invia giornalmente. In base all'esigenza di rete, noi avviamo una macchina o due macchine a seconda della potenza che viene richiesta. La centrale ha una potenza installata di 760 MW nominali, derivanti dalla combustione dell'aria prelevata dall'esterno con il gas proveniente dalla rete di trasmissione nazionale.
In questo incontro, delle candele speciali, simili a quelle di un motore, generano una scintilla. La scintilla innesca la combustione del gas metano nell'aria compressa, dando vita a un flusso di gas caldi ad alta pressione che mettono in rotazione la turbina a gas e consentono di produrre energia elettrica con il generatore trascinato dalla turbina. Ma come funziona il ciclo combinato? Ce lo spiega Luigi Cacciapuoti, plant manager della centrale. Le centrali a ciclo combinato sfruttano i vantaggi in termini di rendimento offerti dall'abbinamento del ciclo termodinamico basato sulla turbina a gas e dal ciclo termodinamico basato sulla turbina a vapore. Il combustibile, in questo caso il gas, viene immesso in una camera di combustione e miscelato con l'aria comburente ad alta pressione, fornita da un compressore assiale. I gas di scarico della turbina a gas si espandono all'interno della turbina stessa, meccanicamente connessa con un alternatore, che trasforma l'energia meccanica in energia elettrica. La turbina a vapore, invece, consiste nell'utilizzare l'energia residua contenuta nei fumi di scarico della turbina a gas, aumentandone il rendimento complessivo di tutto il sistema. Noi sfruttiamo questi fumi caldi della combustione al fine di produrre vapore. Qui in questa realtà produciamo tre tipi di vapore. Abbiamo la bassa pressione, la media pressione e l'alta pressione. Come pressioni parliamo di 120 bar sull'alta, una quarantina sulla media e un 5 bar sulla bassa. L'energia elettrica generata dagli alternatori viene portata alla tensione di 380.000 volt attraverso dei trasformatori elevatori. Successivamente, l'energia viene immessa sulla rete di trasmissione nazionale per raggiungere le nostre case. La centrale di Termoli è dotata di sistemi avanzati di controllo della combustione e di un monitoraggio continuo delle emissioni che garantiscono il rispetto dei limiti previsti dalla legge. L'impianto è dotato inoltre di un sistema di gestione ambientale certificato secondo lo standard internazionale UNI EN ISO 14001. Dal 2023, insieme all'Associazione Apicoltura Urbana, Sorgenia ha installato a Termoli e nelle altre tre centrali a ciclo combinato delle arnie, nell'ambito del progetto Viaggio nel mondo delle api. Le api, infatti, sono bioindicatori che permettono di raccogliere informazioni importanti sullo stato di salute dell'ambiente circostante, oltre a contribuire attivamente allo sviluppo della biodiversità. Questa centrale, come per altri miei colleghi, è una seconda casa. Quello che mi piace del mio lavoro è instaurare con i colleghi un rapporto quasi familiare, infatti per noi Sorgenia è come la seconda casa. Grazie per averci accompagnato in questo viaggio alla scoperta della centrale a ciclo combinato di Termoli.